Sacerdotesse del mondo del web, buonasera, benvenuti a un altro episodio con noi tre che vi parliamo dei cavalieri dello zodiaco della Omega, senza Iafrodamis. Io sono sempre io, Shiryu, e con noi abbiamo da Arkham Asylum il nostro scorpione, rinchiuso per aver fatto spoiler su Senseiya, ha già il sorriso alla Joker. Ciao scorpione! La trasformazione è vicina. Buongiorno, ciao Shiryu. Mentre invece la nostra Eris, che ci scrive da Buckingham Palace, dove ha assistito in prima fila al matrimonio tra Harry e Meghan. Ciao Eris! Ciao a tutti quanti. Com'era il Ospite cappellino al d'onore. matrimonio? Ah, molto bello, molto carino, molto discreto. Ottimo. Allora, caro Scorpione, so che sei dietro le sbarre e c'è il secondino che tra poco passa, quindi dici subito Esatto, di cosa si esatto. Sono vuole stato parlare. imprigionato all'isola degli spoiler per, diciamo, promulgazione di troppi spoiler. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo mese e quindi è arrivato il momento di ricapitolare le news inerenti al mondo di Senseiya per quanto riguarda maggio 2018. Come al solito, divideremo in base alle tematiche ed iniziamo la prima parte parlando di myth e figures che sono usciti nel mese passato. Passo la parola da Eris, che so che ha particolarmente apprezzato una economicissima statua della dea Atena uscita qualche settimana fa. Sì. Cosa ci sai dire? Allora, niente, c'è stato lo Tsume Festival praticamente, in cui di solito questa ditta di Lussemburgo, che è nata, mi sembra, nel 2010, ha annunciato le statue dei suoi prossimi anni. Sono statue che di solito, di norma, costano parecchio perché hanno una linea di statue ad alta qualità. E i prezzi sono, diciamo, tutti superiori ai 500 euro o giù di lì. E hanno annunciato appunto Saori, che è questa qua. Ora ve la condivido. Eccola qua, al modicissimo cifro psicologico di 1.499 euro. C'è questa discretissima, di nuovo, Saori con l'intero diorama della statua di Atena praticamente alle spalle, cioè, o meglio, il busto di Atena. Esibito. E ditemi. No, se c'erano anche il box descrizioni con le dimensioni, Ah, sì. 70, È eccolo in qua. scala 1 a 4, è È in scala enorme. 1 a 4, limitata a 70. 800 pezzi, perché Tsume di solito le sue statue sono tutte limitate a seconda poi che siano di One Piece, di Dragon Ball, i prezzi poi cambiano. Questa qui fa parte della linea più, ok? Perché c'è la linea di statue ad alta qualità e la linea di statue più, che sono più grosse appunto e costano un fracasso di soldi. Però vedo che è già È fuori andata stop. sold out nel giro di, mi sembra, 9 giorni più o meno, perché È una miseria. più o meno Scorpione, quante te ne sei comprate? quattro, perché così ne metto una sopra un'altra e ce l'ho a grandezza naturale. Naturale. È alta, 92 centimetri. 92 centimetri, Quasi un metro. Che quasi. poi, essendo così tanto più grande delle altre, che le altre sono tutte quante scala 1 a 6, queste 1 a 4, farà anche uno strano effetto insieme, a meno che non sia, cioè, Saori non sia alta quanto gli altri personaggi delle No, altre statue, allora, e sia Atena dietro. a questo riguardo, se andate poi sulla pagina Facebook di Tsume, in un commento appunto al pre-order hanno scritto che questo è il primo di un diorama componibile, dove poi usciranno anche gli altri Ah, bronze. ok. Quindi Ah, probabilmente in uno. questa HQS Plus si uniranno tutte le altre e formeranno, immagino, un diorama con gli altri cinque protagonisti. Ho Penso pensato quella, anche. No, penso. costa 10.000 euro, ma figa. Ma No, ho a parte pensato. costare 10.000 euro, finirà come minimo nel 2030, perché Che ricordiamoci 2020. che questa è annunciata per il 2020, non 2019, 2020. E
Considerato che Tsuma è famosa per i suoi ritardi immensi, è probabile che questo 2020 si trasformi tranquillamente in 2021, ma non scherzo. Un mio amico ha comprato tanto, un anno dopo quasi, quindi... Guarda, staremo ancora leggendo Next Dimension, probabilmente il prossimo capitolo per allora. Ma guarda, Tsuma incredibilmente ha dei tempi più lenti del Next, ma davvero te lo giuro. Io ho una statua di Tsuma ed è stata... Io sono stata anche parecchio fortunata, ma una mezza tragedia, insomma, comunque. Perché sono statue in generale comunque molto delicate, delicatissime e spesso escono anche fuori un po' fallate dalla fabbrica. Quindi... E te la cambiano in quel caso oppure t'attacchi e buttato 1500 euro? Hanno dei tempi lunghissimi, perché io ho sentito di parecchia gente che Shaka, quando gli è arrivato, aveva gli spiriti tutti rotti. Quindi... poi non so com'è finita, poveretti, spero che gliele abbiano cambiate, però in generale queste sono statue in resina e la resina è molto fragile, non sono le classiche statue in PVC, quindi insomma. Beh, 1500 euro possono mandare a piedi un uomo impiegato che te la porta a casa invece di una... Ma guarda, più che altro io per 1500 euro, anzi scusa, 1499, i numeri sono importanti. Inclusa la spedizione? Vorrei che il... No, spedizione esclusa, sempre. La spedizione costa una ventina di euro, più o meno. Poi non so se varia in base al peso della statua, ma costa sui 20 euro. Pretendo che sia perfetta. Cioè, io se spendo 1500 euro, esigo che quella statua sia perfetta. A me questa tela, ad esempio, non piace di volto. Per me ha un volto che è uscito... abbastanza male per quello che costa, cioè costasse 60 euro ok, ma ne costa 1500, vorrei che fosse come Atena messa a polena nel secondo film, cioè per me dovrebbe avere un viso del genere, ma io devo ammettere che coi volti di Tsuma sono sempre, mi piacciono sempre molto poco, cioè tra tutte le statue che ha fatto Tsuma quasi nessuno, forse mi piace solo Shaka, ma perché tiene gli occhi chiusi, cioè il volto con gli occhi chiusi, si risolve il problema occhi, ma in generale... Beh, c'è Death Mask che è stato fatto, è stato basato su un disegno di Marco Bierz. Ma i disegni sono un conto, è quando poi si lavorano nel tridimensionale che secondo me sbagliano qualcosa, perché hanno dei visi che a me piacciono davvero poco, quando escono fuori proprio con la statua. Sono fatte con stampante 3D, mi chiedo, cioè era accennato prima, mi chiedo quanto sia un problema dello scultore, quanto un problema tecnico nel rendere in 3D della stampa. Ma io però penso, cioè, è vero che a questo prezzo, insomma, uno muore la costringere di Atene. Io penso anche che a un certo punto sia anche una precisa scelta stilistica, forse, di distanziarsi un pochino dal design arachiano. Forse. È un peccato perché secondo me su altre statue invece lavorano molto bene, cioè quelle di One Piece o di Dragon Ball secondo me gli riescono molto bene. Su quelle di Sensei, per me almeno proprio i volti fanno dei diorama splendidi, perché il diorama anche qui di Atena secondo me è molto, molto bello, ma perdono colpi secondo me proprio sul viso. Perché d'impatto... Sono abbastanza... fantasiosi spesso nelle altre statue che ho visto, perché io ricordo che la prima fu una di Sirio che lanciava i 100 draghi, se non sbaglio quella, o fu la prima in assoluto che fecero, e già ricordo che rimasi sorpreso all'epoca non tanto dal volto di Sirio, che non mi piaceva più di tanto, ma appunto dal dettaglio dei 100 draghi. No, guarda, io mi pare che la prima statua, guarda, vi sto lo schermo. Eccolo qua, sì. Bene. La prima statua è stata quella Fu Ikki. Sì, sì, sì. Ikki è stato Ikki primo... è abbastanza monotonuccio, cioè senza diorama praticamente. Sì. Però secondo me, ecco, magari a questo riguardo si capisce anche un paio di cose. Ikki secondo me è uno dei pochi volti che sostanzialmente secondo me è riuscito fuori anche bene. Forse c'è anche un problema in questo senso, nel senso che hanno incominciato da Shaka in poi, mi sembra, a investire talmente tanto nei diorami che hanno un po' tralasciato forse la scultura del volto. Il personaggio.
Però il diorama di Shark è stupendo, cioè quando lancia il Tenku Hajaki Mimoryo con tutti gli, se gli spiriti arrivano Sì, interi e non questa rotti, ecco. E... Ma c'è Molto. anche Kuruma Edition di Ichi. Se la possono tenere. E tra l'altro Ikki costava, sì, costava 235 euro, poi siamo andati 279, 339, Li vedete i prezzi, 4 e poi diciamo Sirio poi già 450 e poi Anna Volta. i prezzi stanno aumentando in maniera esponenziale di qualsiasi stato Da praticamente. notare che sia Shaka che Saga sono senza elmo, quindi mantenendo la tradizione Ovviamente. kurumadiana, mentre invece i fratelli Aiolo Saioli no, li hanno, anche perché hanno, beh, un diadema. E Shiryu ce li ha, Deathmask, beh, Invece. Deathmask senza Che non comunque tra sarebbe. queste statue Mi Kirby piace. che vedete che vedete qua, Aiolos deve ancora uscire, mi sembra. Quindi le uscite attuali comunque sono fino ad Aiolia, perché Aiolos, primavera Esce 2018, questo no, adesso dice che è stato spedito sì, ma non in tutti vari l'hanno ancora gruppi, in vari ricevuto, gruppi. perché lo ricevono proprio Comunque, a scaglioni. abbiamo ancora 3 settimane. 3 settimane di primavera, quindi ci sono ancora. Quindi No. quando esce Death Mask Council? Deathmask, te lo dico subito. Molto bello, però. No, 400. vedi, c'è concept art Marco Tra un Piero, anno. Eh sì. 30 centimetri, primo semestre 2019. Esatto. Ci sta però l'altezza 45, Atena 95, ma tutta quanta, quindi ci può stare che l'altezza di Atena sia simile a quella delle altre statue, oppure, come dicevi, c'è una composizione, è probabile che magari Atena sia sullo sfondo e quindi ci sta che sia leggermente più grande per spiccare. No, è carina, dai, tutto. Il problema è il costo, perché poi a parte che questa roba ti occupa una casa No, ma soltanto sì, è... dedicata, e poi insomma già 300 euro di coso di Ichi è parecchio, ma 1500 euro personalmente li spendo in auto. No, beh, Direi. ma sì, no, ma è un po' un casino, insomma. Che poi sono entrate sul mercato anche altre due case che adesso stanno facendo statue in resina a grandi dimensioni. E tutte quante cominciano da Sirio, tra l'altro, che è una cosa stupenda da una parte e costosa dall'altra, perché forse c'è un Sirio V1 fighissimo della Xyd che lancia il drago nascente e si trovano già su YouTube i video in cui viene montato. E sono stato fortemente tentato di prenderlo nonostante costi 480 euro. Però altri 200 se ne vanno di spedizione e allora lì la cosa diventa un po' Fai il proibitiva. viaggio e te lo porti. Ma non so dove abbiano la sede, perché non hanno un sito, vendono solo su eBay. Quindi non, ma manco, potrei mandare te per dire, però non so dove Infatti, sono. tanto E mi poi muovo c'è un della luce. Sirio. C'è un Sirio V3 senza l'armatura, cioè soltanto con la parte di sotto dell'armatura, perché anche le statue rientrano nei cliché, con soltanto la parte di sotto dell'armatura, con il cosmo che avvampa, mi sembra draghi d'acqua, roba del genere, fatto ancora da un'altra ditta, che poi ditta, di solito queste ditte sono due o tre persone, spesso cinesi, che lavorano dietro le quinte, non è che siano ditte come Bandai, con interi staff. Però ci sono, ecco, si trovano in giro. Se qualcuno vince la lotteria e ci vuole fare un regalo, sapete da cosa cominciare. Ah beh. Perfetto. Rimaniamo invece in tema di modellini, passiamo all'ultimo myth che è stato annunciato, ossia quello di Ayace Ayakos, o Eccolo Ayakos, qua. che anche qua sono 4.000 accenti diversi. Sì, diciamo che è abbastanza terrificante come volto. Che ci dici, Shiryu, per quanto riguarda la linea dei giudici infernali? Se non sbaglio, questo è l'ultimo, giusto? Sì, è Sì. l'ultimo, non ne ho preso nessuno, Ok. sono della serie X, non ho preso nessuno della serie X.
Guarda, sinceramente non mi dispiacciono, non ritrovo, io sono, a me la serie X non fa impazzire, l'ho criticata molto nelle prime uscite dei Cavalieri d'Oro, però insomma sono un passo avanti da alcuni punti di vista rispetto alla serie originale, in altri non tanto, però in alcuni aspetti è migliorata. Nel caso degli Spectre, le armature, le surplici sono color anime, mentre invece i tre Spectre storici avevano un grigio cenere perché la Bandai stessa non era sicura di che colore sarebbero state fatte negli anime. Il problema di questa roba è che fondamentalmente in Giappone i Demit non frega quasi più niente a nessuno, per cui ci sono sempre meno copie prodotte, prezzi sempre più alti, sempre più uscite che sono a edizione limitata. Che costano, questa mi pare, questa vediamo 13.500 yen, sono oltre 100 euro più spedizione. E quindi, sai, diventa un pochettino anche in questo caso impegnativo. Ora è vero che va messo tutto in proporzione perché ci sono modellini di Gundam o del suo Chogin, dei robottoni che costano anche 3 volte tanto. Però, che ti devo dire, noi fan dei Cavalieri siamo poveri morti di fame e se le cose costano troppo, giustamente ci lamentiamo. Il volto è fatto abbastanza bene, ma non perfetto. Cioè, c'è chi ha fatto tutti i confronti dei ciuffi dei capelli rispetto ai settei della serie di Hades. Ciao, John! Per cui, boh, non lo prenderò, non ho nessuna intenzione di prenderlo, ma soprattutto perché non sono un fan degli Spectre. Se un giorno uscirà Orion, usciranno gli Asgardiani, probabilmente riprenderò se non fanno schifezze allucinanti. So che Eris ti supporta su questo. No, io resisterò, resisterò, resisterò. No, lei Voglio dice la che fai. resisterà, ma in realtà non ce la farà. No, Ha no, ce la comprato la farò, ce statua la farò. Tsume a 500 euro, figurati se non compra Orion Ex, se viene fatto bene. E La statua Tsume quindi. non è roba di Senseiya, ci tengo a precisarlo, Non è mica di Ok. Ah Senseiya. no? No, 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 ho Pensavo fosse preso. Shaka, pensavo, No, avevo no. capito fosse No, Shaka. perché Senseiya non mi piace come lo tratta Tsume, appunto, non mi piacciono i volti. Io ho la statua di Rao di Kenshiro, di Rao a cavallo. Ah, ok. E l'ho vista. Ah. Ho solo quella. Come? Sì. Quando No, sei stata a casa di Aeris, l'hai visto, Scorpione? Ai ai ai, vengono fuori. quando ero andato a chiedere l'assegno di mantenimento, come ogni figlio adottivo fa, quindi sì. Vengono fuori gli altarini qua. No, no, l'aveva Sì, l'avevo postata su pubblicata. Facebook anche durante il trasloco, avevo pregato in Esatto. 100 lingue diverse che stesse sulla nuova libreria, perché se non stava nella nuova libreria proprio dovevo rifare tutto da capo, perché è enorme, è alta tipo così. Quindi, insomma, Caspita, beh, sì, perché almeno c'è il se cavallo da rimerita. solo che è così, quindi. No, tornando ad Eako, niente da dire. Esce a novembre, Novembre. i pre-order sono adesso praticamente a Sì, maggio, 25 maggio, sì. 25 maggio. Boh, se siete fan degli Spectre, prendetevelo e se avete soldi da spendere soprattutto. Se insomma non ve ne frega tanto degli Spectre oppure preferite destinare i vostri soldi a più meritevoli cose tipo una donazione a noi tre, lasciatela mi scappare. Senti, rimanendo in tema Myth, da poco è stato cambiato il direttore Sì. della linea Myth e si vocifera che possa uscire una nuova linea sulle figure Arts. Allora, sì, intanto il cambio del direttore è una cosa che avviene periodicamente. Io ricordo che il primo cambio avvenne addirittura quando doveva uscire il primo Gemini e il vecchio direttore, che era una delle sue ultime produzioni, insistette perché venisse incluso il trono e gli abiti del sacerdote e via dicendo. Il nuovo direttore subito dopo disse che lui non era stato d'accordo, però per nostra fortuna il vecchio aveva avuto vinto. Negli anni si sono avvicendati vari direttori, ognuno ha cercato di rilanciare un po' la linea con qualche idea, però
perché parliamoci chiaro, dopo una buona spinta iniziale, spinta dai personaggi di prima fascia, i Myth si sono arenati, un po' perché non c'è più il traino di anime legati ai personaggi della serie classica, un po' per scelte loro non molto felici, sia come realizzazione sia come prezzi, insomma, non vanno più come una volta. Questo nuovo direttore ha fatto un po' di annunci, il primo dei quali è una nuova linea dedicata ai cavalieri per la serie Figuarts. Ora, due premesse. La prima è che l'ultima linea alternativa dedicata ai cavalieri erano stati Panoramation, che io personalmente ho comprato finché sono usciti, non sono neanche brutti, però sono stati interrotti perché oltre un certo punto non vendevano più. Infatti mi trovo con due terzi di diorama e m'attacco. La linea Figuarts è una linea soltanto in plastica, in PVC, con le armature fisse addosso, che non possono essere smontate o trasformate nei totem, però di figure estremamente posabili, hanno un'infinità di snodi, ed è una linea che vende molto bene per altre serie, soprattutto hanno fatto un po' di tutto, dei personaggi di Dragon Ball, sta per uscire di Harry Potter, di Lupin, degli Avengers, c'è veramente un'infinità di personaggi. È una linea relativamente economica, perché di solito costano tra i 30 e i 50 euro, e con i cavalieri era stato già prodotto una Figuarts, che era stato Koga, e addirittura si vocifera che le V1 di Omega vennero realizzate in quel modo, cioè stile tutina montata addosso, proprio perché non c'era l'intenzione di fare il modellino con l'armatura totem. I fan, io ho comprato quel Koga ed è molto carino, è straposabile, non ti devi preoccupare ogni poco che si spacchi un pezzo d'armatura o che cada tutto facendo un effetto domino. Però io sono fan di Omega, sono nella minoranza, la maggior parte della gente ha... Ci dispiace. Lo so, un giorno vi convertirò al bene. La maggior parte della gente non se ne è fregata niente di quel modellino. La linea è stata interrotta con i fan che chiesero un ritorno ad armature che si trasformavano in totem. Da qui poi la modifica che c'è stata anche nell'anime nel passaggio tra la prima e la seconda stagione di Omega. Un altro tentativo di figure con armature già montate l'hanno fatto con i Legend, che sono due modellini, Gemini e Sagittar, legati al film in CGI di qualche anno fa. O anche loro sono più alti di un Myth, mentre le Figuarts sono un po' più piccole, sono anche in quel caso scolpiti benissimo, molto bene, però il fan di Saint Seiya è decoccio, se non gli dai la roba classica in stile classico non se la compra. Quindi mo si fa questo terzo tentativo con le Figuarts, sperando che partano con i personaggi noti della serie classica, perché sennò chiudono subito. E chissà, io personalmente penso che devo ancora vedere, insomma, le foto, però l'idea mi piace. Infatti la mia domanda era quale personaggio sperereste che venga prodotto? Ma sicuramente allora, io preferirei Sirio V1, così mi compro lui e poi possono anche chiudere. Però sicuramente partiranno con qualche cavaliere d'oro, cioè ultimamente negli ultimi anni hanno sempre iniziato con Gioia, Saga, qualcuno del genere. Quindi se esce Fish lo prendi perché lo hai appena promesso. Sì, no, ma guarda, a me, sì, per risponderti in breve, sì, a me il personaggio di... Io non disprezzo Fish, mi fanno spesso innervosire i fan di Fish, ma il personaggio in sé lo vedo in un certo modo e lo accetto per il tiro che è. E per cui sì, se è fatto bene, insomma, se è scolpito, se ha un viso fatto come si deve, non basato sui disegni di Kawaii del tutto episodio della 12ª casa, lo prendo volentieri. Beh, ci credo. Ancora un'ultima cosa, poi abbandono questo lungo monologo. Nella stessa intervista del tizio, del nuovo responsabile di Saint Seiya per Bandai, ha detto anche altre due cose, anzi altre tre. Una è che comunque la linea Myth continuerà,
Perché da un punto di vista finanziario non è neanche male, perché ormai ne sono così pochi che insomma non è più la spesata di un tempo. No. Poi ha detto che uscirà un prodotto già presentato addirittura nel 2016, che è Atena in armatura divina, dimensione Crown, o comunque un grande, fondamentalmente un colosso di Atena. Della serie Crown, che è una serie per lo più in plastica con armature dove si sono inventati un sacco di decorazioni in più, perché poi hanno proprio aggiunto i rigori a casaccio. Però già Nettuno, che Poseidon, che effettivamente è stupendo se si ignorano quei dettagli là, però Atena non costano un botto, non ho nessuna intenzione di prendere anche Atena, perché già Nettuno mi occupa da solo uno scaffale intero della Detolf, della vetrina. E infine ha detto pure che dovrebbe uscire la Meridiana, che di cui Aeris ci mostrerà una diapositiva, eccola qua. Ta-dan! Brava. Questa è una Meridiana presentata come della linea X, in realtà, insomma, dovrebbe essere alta 3,33 m per essere proporzionata in ittica come si deve, però è Comodissimo. una, sì, una comodissima Meridiana da spaccare in testa al ladro quando ti entra in casa. Però la cosa carina è che ha luci e suoni, per cui se vuoi dimostrare alla tua partner che sei in serie e non è una roba per bambini, ti presenti con la Meridiana che fa le luci e i suoni e lei cadrà estasiata ai tuoi piedi. O si può Però proporre come alternativa all'albero di Natale, cioè togliamo l'albero di sì. Natale e mettiamo la meridiana a tema. Sì, Sì. hai voglia, se è una, la decoriamo un po' qua ad Asgard con un po' di neve sopra, la mandiamo da Eris ed è tutto bene. Però no, ci sono le fiammelle dello zodiaco che si accendono, i suoni, non ho idea che suoni faccia, perché la meridiana Una marcia rintoccherà. funebre, non lo so, non lo so. Non lo so, ci sarebbe carino tipo suonasse la musica di Orfeo, però credo che sia qualche rintocco Ma che nell'anime faccia. c'era qualche suono, ricordo qualche suono ogni C'era tanto, un ticchettio di ticchettio, orologio, sì. tipo, magari. Che poi, visto che l'orologio è una fiaccola, voglio vedere che ticchetta, voglio dire, l'acqua che va a spegne ogni ora. Comunque è la Boh, però meridiana del sì, vecchio certo. anime, perché poi la Sì, meridiana, sì, lo sì. sappiamo, l'abbiamo vista nel manga, in Soul of Gold ce n'è un'altra ancora, è la meridiana dell'anime classico, dei 114. Da questo punto di vista, ed è fatta bene, purtroppo la foto non è zoomata più di tanto, però i loghi dei segni dello zodiaco sono fatti bene. Chiaramente, insomma, l'altezza non è né carne né pesce, però gioco forza, la scherzi a parte, chi se lo mette 3 metri di meridiana in casa, tipo attaccapanni. Neanche c'entra, considerando che le case sono omologate per 2,80 m, devi anche fare il Un buco buco che per fa nella camera da letto della signora di sopra. E basta, queste sono le robe che il tizio ha detto in intervista, tizio di cui non ricordiamo il nome perché lo abbiamo provato a cercare ma non si trova, quindi ufficialmente si chiama Tizio con la T maiuscola. E niente, fondamentalmente dai. Tizio Sama. E queste sono le novità che riguardano Init. Adesso passo la parola a chi vuole per parlare del No, resto. volevo semplicemente dire che magari Bandai ci potrebbe fare un regalino, visto che abbiamo lasciato la pagina per buoni, buoni minuti, per parecchi, Un'ora intera. parecchi, esatto, per parecchi minuti. No, togliamo la parentesi mite statue e andiamo avanti per quanto riguarda l'aggiornamento delle pubblicazioni dei manga in corso, ovvero Show, Episodio GA, Assassin e il Next Dimension. Ora, per quanto riguarda Show, è uscito un capitolo qualche settimana fa. Spoiler, stiamo entrando in argomento No, ma sto spoiler. dicendo No, ma non soltanto quello che è spoileriamo uscito. niente, è semplicemente No, non è uscito lo stage. spoilerato, semplicemente È uscito lo l'ultimo show. stage 55, quindi. Già questo è spoiler per una persona. Il 19 maggio, con contenuti ancora ignoti. E comunque si sì, sta proseguendo uscite mensili. Di cui non frega niente a nessuno. Sì, ma Ma più che a altro me non io. gliene frega niente, a me Show interessa parecchio, soprattutto Non l'ultimo si trovano capitolo. neanche le scannano online.
non mi frega niente se non si trova alle scale online. L'ultimo capitolo è particolarmente interessante, io lo so già, non dico niente perché sennò spoilero, ma è molto interessante, leggetemi bene. Ok, se sapete chi... Se vi conoscete chi... sapete perché è interessante. E per quanto riguarda Shosie, esatto, io più che altro aspetto i numeri per vedere se viene data qualche informazione sulla serie TV, perché da un anno dicono che è in produzione, quindi spero che esca qualche notizia per quanto riguarda... Guarda, l'ultima notizia che è uscita è che la produzione della serie TV è passata a Watsume. Ok. Quindi, se io fossi in te fino al 2021... Aspetterei, certo. Esatto. È la serie da vedere da pensionati. Per quanto invece riguarda episodio, Gia sta proseguendo, mi sembra che gli ultimi capitoli siano piuttosto brevi, ma forse è dovuto alla riabilitazione di Okada. Allora, sono usciti due capitoli un po' più brevi, 20 pagine o anche qualcosa in meno, però vicini tra loro, stranamente nel giro a volte di una settimana o due sono usciti i capitoli, noi, addirittura gli ultimi sono usciti a una settimana di distanza, noi abituati ad aspettare un sacco. Non so sinceramente se è dovuta alla riabilitazione di Okada o al fatto che ormai in volume hanno quasi, sono quasi in pari con i capitoli da, non da rivista perché poi riescono online, ma insomma con i capitoli individuali. Mi è arrivato oggi l'ultimo volume, che saranno i numeri 23 e 24 in Italia, quando ci sarà il 12 giapponese, ed è molto molto vicino ai capitoli che sono usciti ultimamente, quindi forse Okada deve darsi una mossa per non rallentare la produzione, insomma. Ok, e ovviamente non possiamo parlare dei contenuti dei capitoli. È una figata pazzesca. Mentre invece per quanto riguarda il Next abbiamo il nostro Kurumada che ormai ha anche girato la boa, cioè il giro di boa è stato, per quanto riguarda questa tornata è girato Kurumada. Sì, no, per quanto riguarda questa tornata siamo oltre la metà, dedicheremo un video per quanto riguarda i contenuti di questa tornata verso fine giugno, quindi quando sarà abbondantemente passata almeno una settimana, in maniera tale così diamo possibilità agli utenti di mettersi in paro. Ovviamente sarà un video completamente spoiler e parleremo dei contenuti. Anche se noi siamo tanto chiacchieroni, non credo che durerà più di 3 minuti il video, considerando quanto sta accadendo, anche se so che Aeris avrà un bel monologo per quanto riguarda la... Come posso dire? Non fare spoiler. La storia... Non fare spoiler, no, cioè, fermati là. Perché sta spoilerando qualcosa anche a me, che sono la diretta. No, più che altro no, sto cercando di spiegarlo in maniera breve. Diciamo che Kurumada deve ripassare la storia, ecco. Ah, ok. Ma l'ho fatto apposta. E niente. Ricordiamoci anche che quando finisce Next dovrebbe essere annunciato questo progetto misterioso che è il seguito di episodio 0. Episodio meno 1. Esatto, che tra l'altro noi siamo... Guarda, noi ci hanno ascoltato, vedi? Sì, ma noi siamo particolarmente affezionati all'episodio 0 perché sono stati i nostri primi video, quindi Aeris trova l'amore di una mamma verso i suoi figli nei confronti di episodio 0. È vero. Quindi, boh, chissà che ci verrà presentato. Non lo so, sorpresina estiva. E cos'altro dire? Credo che per quanto riguarda maggio 2018 abbiamo detto tutto, anzi ha detto tutto Shiryu. Praticamente sì. E vi rimandiamo al solito a seguire il canale, commentare, mettere il mi piace al video e ci vediamo alla prossima. Buon proseguimento di giornata. Ciao. Ciao.